il direttore sportivo dell'Avezzano, Luigi Ridolfi. Direttore, l'istantanea in casa Avezzano della partita di oggi è la parata di Domingo Dalmasso al 49esimo, lì poteva girare l'incontro. Il rammarico fondamentalmente è quello. Sì, il rammarico fondamentalmente è quello. Ci sono, noi abbiamo fatto 3 partite dove non meritavamo assolutamente di pareggiare le altre 2 e di perdere questa, però il calcio è questo, lo prendiamo e andiamo avanti. Avezzano che è venuto all'Aquila a fare una partita propositiva, mi viene questo aggettivo, non si è nascosta la squadra biancoverde con Spinola, con le incursioni di Braghini, insomma Tonino Torti ai suoi ha detto bisogna avere coraggio, possiamo sintetizzarla così. Pienamente d'accordo con la sua disamina, il mister l'ha letta benissimo, settimana l'ha letta così e abbiamo fatto una gran partita, purtroppo non è bastato, anche perché di fronte avevamo una grande squadra. Un altro momento che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita è il palo di Spinola nel primo tempo, Spinola che si è dato molto da fare, alla fine lo abbiamo visto uscire dolorante, si sa già cos'ha, un piccolo affaticamento. Spero che non sia uno stiramento. Per quanto riguarda il palo, questo è il quinto palo che prendiamo in 3 partite, quindi abbiamo 2 punti e si vede che questi sono i punti e andiamo avanti. Quinto palo e niente, andiamo avanti, ancora non è finito niente, sarà difficile, sarà dura, ma noi siamo duri a morire. Ha un po' anticipato la mia ultima considerazione, l'Avezzano ha ancora una partita da recuperare, quella con il Lanciano, quindi potenzialmente potrebbe aumentare il suo bottino in classifica, possiamo dire che non si è ancora tagliati fuori comunque dal treno per la Serie D, il campionato è ancora lungo. No, assolutamente, il campionato è lungo, sicuramente si dice sempre che il calcio quello che ti toglie ti ridà, speriamo che a noi succeda questo e ci ridiamo un po' qualcosa, perché chiaramente l'ho detto prima, a me non piace parlare di sfortuna, però oggi, così come le altre 2 partite, molta sfortuna, però succede, il calcio è questo, ci riprendiamo, andiamo avanti, ci alleniamo e cerchiamo di fare meglio.